se non lo fermiamo è finita per l'umanità. Se Ade ha avviato il segnale, deve essere riuscito a superare le difese. Finora, l'avanguardia di Eren. È vero. Devo arrivare lassù. Qui c'è una scorciatoia, perfetto. Meno male, ci serviva. Ok, perfetto, stiamo... Ah, adesso qui... No, ok, meno male. Forza a non cadere per... proprio ora, perfetto. No, 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 no. Ok, mamma mia, mi è andata bene, mi sono... l'ho visto troppo tardi. Sapevo che non era facile. Quindi non si torna. Beh, mi sembra ovvio. Una battaglia del genere per evitare la fine del pianeta Terra non può essere facile. Ora dobbiamo risalire da questa parte. Chissà se c'è una scorciatoia anche qui, no? Vabbè, che qui non è tanto lunga, quindi va bene lo stesso. Anche se ogni secondo è prezioso in questi casi. E attenzione, c'è gente qua. Allora non sono morti. E Aloy. Beh, lo vedete? Pensavamo che fosse caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane. Esatto. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Dovrei... Ok, Alcione, non ci posso credere. Mi servono pozioni qua. Ma impossibile. Ah, ok, una c'è, meno male. Vediamo che altro c'è qui. Ok, questa non ci serve in teoria. E si sale verso Ade, perché qui sopra dovrebbe esserci Ade. Vediamo un po' come faremo a fermarlo, perché non credo sarà per niente semplice. E che magari, che macchina dovremo affrontare. Forza, sali. Dai che ci siamo. Oh, ecco Ade. L'arrivo dell'entità è stato anticipato. L'entità non... Mamma mia, inquietantissimo Ade. Al contrario, i calcoli sono precisi. La presenza delle... E ora che... No! Uno sterminatore! Non ci credo! Ha corrotto quello sterminatore. Forza! No! Iniziamo bene, iniziamo bene. Non so se dargli fuoco sarà molto utile, qui mi sa che è più importante. No! Via! Scappa! Non so perché mi sono un po' bloccato lì. Ok, ovviamente serve distruggergli le armi. Forza quella! No! Mamma mia, proprio quella che ci stava puntando contro. Vai. Quanto ci vuole per distruggerla? No, via. Non ci credo, quanto è potente, ha un sacco di armi. In effetti se glielo distruggiamo, quel cannone, potremmo in teoria usarlo noi. Mamma mia. Ok, è andata. Però è veramente impossibile da staccare quel cannone lì. No, via, che ci continua a prendere. Ok, ho sbagliato. E ora che succede? Spero non abbia chiamato altre macchine. Via di qui, via di qui. Perfetto, anzi no, non è vero. Perfetto, un bel niente. Oh, finalmente gli abbiamo distrutto quel cannone. È possibile rubarglielo tipo? In qualche modo? Mi sa di no, eh. No! Vai! Ok, a volte mi faccio prendere dal fuoco. No, no! Ok, rischio enorme qua, rischio. Ah, ma non gli abbiamo tolto il cannone, gli abbiamo tolto qualcos'altro prima. Però forse è il caso di togliergli anche quelle, che sono più pericolose. Vai.
No! Mi ha preso! Via, ma quanto... Che danno fanno! Abbiamo finito le munizioni! Vai, prendilo! Cosa sta facendo quando fa così? Maledizione, cos'è? Invia un altro segnale. Via! Distruggere le cose. No, altre macchine! Maledizione, le chiamate veramente! E ora io devo trovare un po' di piantine, perché se no sono messo veramente male. Ok, meno male. Qualcosa hanno messo. Incredibile, però io devo trovare un riparo, perché un attimo... Tipo, se vado a distruggere quelle... Un'altra verso di te, Aloy. Grazie per l'avvertimento. Ma abbiamo anche il tempo, guardate lì in alto. Abbiamo distrutto la corrotta. Siamo ladri di vite e distruttori di mare. Ok, perfetto. In qualche modo l'ho evitata. Mamma mia. Non c'è qualche cannone delle altre macchine, maledizione, se, credevo di sì. E no, dobbiamo ripararci perché veramente io sto girando a vuoto. Vai. No! Ok, componente rimossa. Via da questo che se ci prende siamo nei guai. Vai. Non gli abbiamo ancora tolto il cannone o sbaglio? Maledizione, ok, abbiamo finito le pozioni. Abbiamo finito le pozioni medicinali. Certo che andando lì magari io potrei... No, non saprei però. Ma sbaglio il cannone gliel'abbiamo tolto? Cioè tutti e due forse. Aspetta un po', io vorrei andare a vedere cosa c'è qua sopra. Oh, perfetto. Però, ah, ci sono... C'è qualche cassa? Giustiziare. Lo sterminatore ti ha preso di mira. Ok, eccolo che arriva. Immaginavo. Altra cassa di scorte. Io come faccio a uscire? Allora, armi. Chiamo i punti deboli. Eh no, ma è impossibile. Perfetto, abbiamo trovato qualcosa. Lì il tempo. Non deve più rallentarci. Guardate là che roba. Ok, è meglio che non mi faccio distrarre. Magari attacco. Però cosa attacco? Ah, c'è quel fucile lì. No! Sì, è vero che sono in mezzo al fuoco, però devo provare. Perfetto, era quello che volevo prendere. Non ci posso credere. Mamma mia, devastante. Non so se ce la farò durante... entro il tempo limite. Perfetto, no! Mamma mia. Vai, distruggigliela. Ok, forse gliel'abbiamo tolta. E attenzione, attenzione, perché siamo pronti a far la storia con quest'arma. No! Vai! Forza così! Prendiamogli quelle! Quelle gialle! Ok, abbiamo finito le munizioni. Vediamo se ce ne sono altre. Maledizione, mi sa di no, però colpiamo. Quello lì dietro. Abbiamo finito. Ancora poco più di 5 minuti, forza. Attenti, continuano ad arrivare, fermiamoli. Ci sono altre macchine? No, maledizione. Certo che pure con lo sterminatore che ci attacca non è una bella cosa. Ok. No, addirittura. Pure il corruttore. Ce la faremo mai. Via.
Via di qui, via di qui, via di qui. No, quel colpo lì non doveva, non dovevamo prenderlo. Ok, almeno quella è andata. Vai, facciamo fuori quel corruttore. Mamma mia, che è stato. Via, via, via. Siamo anche corrotti. No. Maledetto. Finito le munizioni. No. Facciamo un po' così, va. Anche se forse non mi conviene. Vai. Bel po' di colpi. No, questa no. Forza, no. Brutto è che il corruttore è imprevedibile quando attacca. Non si capisce spesso. Allora, forse è il caso di attivarle verso la vampa. Incredibile. Forza, così. No, non arriva qua. Però continua a colpire. No, siamo in trappola. Siamo in trappola. Ora, colpiamo la vampa. Vai, mamma mia, sto maledetto corruttore. Sì. Forza, un colpo critico. Sì. Distrutto. E ora chi manca? Ah no, non è distrutto. Sapete che è nero, sicuro? Dai che adesso è andato. Oh. Perfetto, ora manca lui. Non è una cosa da poco, perché come facciamo? No. Incredibile. Sì. Quello gliel'abbiamo tolto. Attenzione perché resta poco tempo. C'è questa. Dobbiamo finirla, è in fretta. Abbiamo soltanto meno di 2 minuti. Vai. Quel pezzo è andato, ora questo. No. 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 Non ci credo. Proprio ora mi ha seccato. Non ci posso credere. Ah, maledizione, è incredibile. Io veramente la sto sudando tantissimo. Non riesco a credere di aver perso proprio ora. Non ci posso credere. Io non so adesso da dove ci farà ripartire, però spero da adesso che abbiamo distrutto le altre macchine corrotte. Eh no, invece mi sa anche prima. Guardate lì, ancora a metà dell'energia. Ok, ripartiamo da qui. Magari taglio e ci rivediamo. Oh mamma, ecco le altre macchine. Ok, da prima che le abbiamo distrutte. Ci rivediamo quando arrivo verso la fine, come prima. Attenzione, ci siamo quasi anche questa volta. Ce l'abbiamo quasi fatta. Cerchiamo di distruggergli più parti possibili. Siamo verso la fine anche con questo tentativo. Anche se ormai ho quasi finito anche le mie pozioni, quindi non è che ho ancora molte speranze. Forza! Diciamo che se mi faccio colpire è la fine. Ecco, appunto. Ora, mi servono urgentemente queste. Magari mi serve anche urgentemente non farmi colpire. Via, 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 evitiamo. Non attacchiamo finché spara lui. Quella maledetta ferraglia vuole te. Forza. Vai, quello è andato. Ok, attenzione qua perché spara. Posso arrendermi ora. No, ha richiuso dentro quei pezzi. Maledizione, via. Che adesso attacca lui, invece no. Sì, attenzione. Ce l'abbiamo quasi fatta, rifacciamo. Vai così. Dai che ci siamo, ancora qualche colpo. È quasi fatta, guardate quanta energia. È veramente il colmo. Quindi io assolutamente devo cercare di ricaricare un po'. No, ho riuscito a colpirmi fin qua. Mancano 2 minuti. Siamo pronti a fare la storia noi. Ce la faccio a prenderti da qua, tipo? Sì che ce la faccio. Prima che mi colpisci tu. Dai che è fatta. Sì, l'abbiamo distrutto. L'abbiamo distrutto. Abbiamo distrutto lo sterminatore, incredibile. Allora, ispezioniamolo. Abbiamo lasciato giù roba, sì, e come? Quindi direi di, prima di tutto di eliminare qualche modifica inutile, come al solito.
Non so se magari arriveranno altre macchine ad attaccarci. Comunque, in ogni caso direi che prendiamo la roba che ci serve, anche se non ho lasciata giù una, lo so, però fa niente. Attenzione, qui c'è Ade. Sono più di una minaccia. Attenzione, possiamo eliminare Ade senza ulteriori ostacoli, credo. Perché non si vedono. Con l'override principale cosa succede? Dove siamo finiti? Ok, quello è Ade. E qui c'è Gaia o sbaglio? No, Elizabeth Sobek. Override principale armato. Per attivare pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Perfetto. E va lì a distruggere Ade. Perfetto, è fatta allora, grandi. Vediamo che fine faranno gli altri sterminatori in giro per il mondo. Ok, si fermano così. Ah, come se non è successo niente. Quello sterminatore è rimasto lì a guardarli. Anche se mezz'ora fa si sono attivati, però a dettagli. Ok, si sono comunque spenti. Ecco anche il Re Sole, che immagino abbia capito che è comunque fatta. Soundtrack anche qui spettacolare. La soundtrack finale. Grande Eren, anche lui sopravvissuto. Alla fine sono tutti sopravvissuti, come potete vedere. Anche se abbiamo rischiato un bel po', eh. Ok, ecco il segnale che abbiamo vinto. Mamma mia che spettacolo questo gioco. Siamo già arrivati alla fine. Anche se comunque questa è la fine della storia. Allora vediamo un po' qua cosa troviamo. Integrità dati ripristinata. Ok Gaia, scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto, sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini. Ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 100 anni. Domanda, quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri. Subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda. Che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino
occhi e avrei voluto che lei fosse curiosa. Incredibile, mi hanno trovato il cadavere di Elizabeth Sobeck. È ostinata, inarrestabile anche. Ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Mamma mia, veramente spettacolare questo gioco. Se non l'avete ancora preso, anche se comunque se non l'avete preso, cioè in ogni caso vi consiglio di prenderlo se non l'avete preso, perché veramente merita tantissimo. Allora, qui abbiamo la parte finale nel calderone, abbiamo i titoli di coda che possiamo saltare, ottimo, senza dover tagliare come facciamo di solito nei video di Inazuma. Vediamo cosa succede ora. Ok, c'è gente da Ade, meglio che lo lasciate stare, forse. No, non ci credo. Non possono averlo riattivato, vero? No! E attenzione che c'è qui Silence. Se dopo tanto tempo lo rivediamo. Ciao, mio vecchio amico. Incredibile. Ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo. Ok, grande Silence che l'ha catturato. Spero che non voglia compiere altri errori dopo quelli che ha già combinato all'inizio, quando l'ha trovato per la prima volta. Comunque, abbiamo concluso anche questa nuova partita, più, vi ricordo, in difficoltà difficile. Quindi non pure... col livello alto non è stato semplice, ve lo assicuro, potete anche averlo visto, perché in ogni caso le battaglie non sono state per niente semplici. Vediamo ora cosa sblocchiamo per aver completato la nuova partita più. Allora, congratulazioni per aver sconfitto Ade e per aver protetto il sogno di Gaia di una terra rinata. Le condizioni del mondo sono tornate all'inizio dell'ombra incombente, prima della battaglia finale per Meridiana, ok? Mantieni tutti gli oggetti e le esperienze ottenuti per aver completato l'avventura. Inoltre hai sbloccato nuova partita più, vabbè, questo l'abbiamo già sbloccato. È stato creato un equipaggiamento per nuova partita più del tuo inventario e delle tue abilità attuali. Ok, per giocare a questa modalità va bene, sì, lo sappiamo già. Sì... Ricompense, nuova partita più, nuovi elementi del focus e pitture facciali. Attenzione, questo vedremo anche come si fa, perché... anzi, lo voglio vedere anche ora. Vediamo quando finisce di sbloccarmi tutto e poi andiamo nel menu a vedere. Tanto ha finito di piovere, perfetto. Era anche ora. Nuova missione principale sarebbe la stessa, che è la stessa missione finale. Vediamo un po' come si usano i nuovi focus, perché mi interessava. Allora, nei forzieri non c'è niente, vero? No, no, assolutamente no. Creazioni, tutorial, non c'è niente qua. Forse nella modalità foto, ora che ci penso. In effetti. Ah, intanto questa credevo di averla sbloccata, invece no. Comunque non c'è servita. No, quindi qui non c'è nulla. Vediamo un po'. I nuovi focus. Impostazioni, forse. No, grafica. Ah, ok, pittura facciale. Abbiamo... ok, sì, però non possiamo vederle ora. Effetto focus. Scusate, magari se l'avete già fatto potreste vedere se c'è un modo per vederle, diciamo, prima
di scegliere, cioè invece che in questo modo. Vediamo una cosa, tipo modalità foto. Volevo provare a vedere pitture facciali. Sì, ok, nella modalità foto si vede. Nobile Carja, ok, va bene. Mi serviva anche... No, non questo. Il tipo di focus, non me lo fai vedere? Qui, no, mi sa proprio di no. Ok, no, vabbè, magari lo vedrò per conto mio. Comunque, finita questa serie su Horizon Zero Dawn, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi annuncio anche il gioco che porterò dopo questo, appunto. Farò sicuramente qualche extra, tipo i calderoni li porterò sicuramente. Magari porterò anche qualche missione secondaria. E il gioco che porterò, che inizierà tra pochi giorni, comunque forse anche tra qualche settimana, sarà Nier Automata. Se vi ricordate, infatti avevo fatto un sondaggio prima di iniziare Horizon, per chiedervi quale gioco avreste voluto che portasse sul canale. Avete scelto Horizon, ho portato Horizon Zero Dawn appunto, e l'altra opzione era Nier Automata, che porterò dopo questa serie di Horizon. Quindi lasciate like ovviamente se vi è piaciuto questo video e in generale anche questa serie. Vi consiglio di dare anche una possibilità a Nier Automata, perché è veramente un gioco spettacolare anche quello. Ci vediamo allora nel prossimo video, ciao a tutti!